Bentrovati con l'odierna edizione di Telegiato Notizie. Io sono Lorenzo Mazzoli, segretario nazionale della Funzione Pubblica CGIL. Ho aderito all'iniziativa Siamo Tutti Pinomaniaci per dare un segnale di nostra solidarietà a Pinomaniaci, appunto, che lotta per la legalità, contro la malavita organizzata. Noi come Funzione Pubblica Nazionale abbiamo deciso di dare il nostro contributo. Il mio compito di oggi è quello di leggere notizie preparate dalla redazione, però anche con questo piccolo gesto vogliamo dare un segnale importante, spero, comunque inequivocabile per noi, di sostegno a qualsiasi iniziativa coraggiosa che porti la legalità in questa isola e nel nostro paese. Passo alle notizie. Leggendovi la prima. Mazzoli è il segretario nazionale della CGIL Funzione Pubblica, addirittura è partito a Roma per venire a Telegiato. Speriamo che ha fatto quantomeno un buon viaggio, visto il caldo. Sì, al di là del buon viaggio ero molto motivato, perché anche all'indomani dell'ultimo attentato di cui sei stato protagonista, noi abbiamo espresso, io personalmente, la solidarietà della Funzione Pubblica Nazionale e istintivamente con il segretario della Funzione Pubblica della Sicilia, Michele Palazzotto, abbiamo detto che cosa possiamo fare anche nell'immediato. Era quello di stare dentro questa bella iniziativa significativa di Siamo Tutti Pinomaniaci. È un modo molto semplice, me ne rendo conto, è proprio la goccia nell'oceano, ma molto probabilmente anche qualche goccia serve. Non è così, perché alla fine sono queste piccole cose che ci danno anche la possibilità e il coraggio di andare avanti, visto che molto spesso le cose, sai, poi vanno male, c'è lo scoramento, ma ci siete, siamo tutti, e quindi noi da tempo diciamo che Telegiato è la televisione di tutti. Ma il lavoro di un segretario nazionale qual è? Beh, spiegarlo in pochi minuti è complessissimo. La cosa che posso dire è che cerchiamo di fare quanto è possibile e quanto siamo in grado di fare per difendere i lavoratori, per le persone che stanno meno bene, che hanno bisogno di avere una protezione e una tutela di carattere collettivo. Hanno bisogno di... Scusami, visto che la sinistra è diventata essa parlamentare, ci siete rimasti solo voi, no? È un lavoro, un carico, un amore di lavoro molto più... Beh, anche questa battuta meriterebbe una risposta molto più articolata, ma dobbiamo fare sintesi e assumo un atteggiamento, diciamo così, europeo. La sinistra è in grandissima difficoltà, il centro-sinistra ha perso una grandissima occasione e i risultati dell'insufficienza del centro-sinistra hanno riportato Berlusconi ad una destra che ha una grande capacità, quella di decidere attraverso decreti. Noi avevamo la necessità che si fossero lontani dal governo, che non avessero questa maggioranza, invece il centro-sinistra in 2 anni ha disperso tante cose. Si tratta di ricostruire, non c'è una spallata possibile, peraltro il nostro mestiere è quello di fare i sindacalisti, misuriamo chi governa rispetto alle decisioni, possiamo esprimere con razionalità, non ideologicamente, che le scelte che sta facendo il governo Berlusconi sono contro le persone che noi rappresentiamo. Da ultimo le cose sui precari, con tutti gli interventi sono state recuperate, ma c'è un atteggiamento e una cultura che davvero noi dobbiamo contrastare, non per ragioni ideologiche, ma perché allarga di più la forbice tra chi è ricco e chi è povero, tra il nord e il sud. Invece questo è un paese che va riequilibrato, abbiamo bisogno di redistribuire ricchezza, abbiamo bisogno di creare coesione sociale, non la contrapposizione. Invece mi pare che la direzione che si è intrapresa è questa, e come dice un grande sindacalista e politico come Vittorio Foa, a proposito della Cina e dei cinesi, con le preoccupazioni della Cina, lui disse una frase che a me ha colpito molto e ricordo sempre: c'è la Cina ma ci sono i cinesi, e cioè pur dentro un meccanismo per cui sembra che tutto scorre in una certa direzione, se alla fine le persone capiscono che è possibile cambiare in meglio, ci stanno. E per, diciamo, la Funzione Pubblica si occupa di quelli che sono i rapporti dei dipendenti degli enti locali, per cercare di salvaguardare i loro diritti. Molto spesso si sente dire dai sindaci o dai vari amministratori, piccolo non ce n'è, c'è sempre quella questione dei lavoratori che vengono un po' bistrattati. La mia era una provocazione per dire che ormai, diciamo, la CGIL è quella che può difendere, o meglio i lavoratori come punto di riferimento a questo punto hanno semplicemente il sindacato.
Stato, visto che non ci sono rappresentanze parlamentari. Sì, questo che tu dici credo che sia un punto di vista giusto. Penso anche però che il sindacato da solo, intanto se unitario è meglio, ma il sindacato da solo non può farcela, è importante perché mette insieme tante persone, per questo la politica deve assumersi la responsabilità di ridiscutere di se stessa, perché una rappresentanza sociale senza una rappresentanza politica fa soffrire la democrazia. Noi stiamo in campo naturalmente perché facciamo fino in fondo il nostro lavoro ed è giusto che sia così, però la mancanza di riferimenti politici rispetto alle questioni che noi poniamo è un problema molto serio, per questo davvero, se posso dire una parola alla politica, si riconquisti anche il buon senso oltre che la grande strategia, e mi pare che quello che si vede negli ultimi tempi va nella direzione opposta. Ecco Pino. Scusate, come al solito ci arrivano le telefonate anche in diretta e noi salutiamo. Chi salutiamo? Lorenzo Mazzoli. Salutiamo Lorenzo Mazzoli, o meglio, diamo la possibilità a Lorenzo Mazzoli di salutare. Siamo in chiusura, lo ringraziamo della sua presenza qui a Treiato e ovviamente cogliamo l'occasione proprio per farti salutare i nostri telespettatori. Grazie a tutti, io vi ringrazio. È stato un piacere, mi è piaciuto. È stato molto interessante, era la prima volta ovviamente che conducevo un TG e si è capito, perché la professionalità è una cosa seria. Io ho cercato di fare meglio possibile. Qui il professionista non ce ne sono. Però insomma, lo voglio dire perché ovviamente si è capito, ma io voglio ringraziare tutti coloro che hanno avuto la pazienza di sopportare anche qualche mia difficoltà. Però ringrazio tutti perché ascoltano Teleiato, li saluto cordialmente e l'unico saluto credo vero che si possa fare alla fine di un telegiornale come questo è siamo davvero tutti Pino Mani.